Cara, 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 cara madre mia, dolce, stanca, vecchia, piccola, cara madre mia, tu sei l'unica primavera della vita mia, e niente, niente è più importante di te. Di te che ti lasci amare da me. Dolce, dolce, stanca, vecchia, piccola madre mia, tu sei la stessa vita mia. Niente, niente al mondo è più importante di te. Sei la gemma più preziosa, il cielo più chiaro, il sole più caldo per me. E t'amo tanto. Ah, ah, ah. Cara, 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 cara madre mia, dolce, stanca, vecchia, piccola, cara madre mia, tu sei l'unica primavera della vita mia. Niente, niente più importante. Il 4 giugno del 1944 i primi nuclei dell'esercito alleato composti da canadesi avanzano su Roma dalla via Casilina entrando da Porta Maggiore. Madre mia, tu sei la stessa vita mia. Niente, niente è più importante al mondo di te. Sei la gemma più preziosa, il sole più caldo, il cielo più chiaro per me. E t'amo tanto. Ah, mm. Roma Ostia, la seconda italiana dopo Milano Laghi, fu solennemente inaugurata il 28 ottobre 1928 dal governatore di Roma Boncompagni Ludovisi e da Benito Mussolini, che la percorse dalla Basilica di San Paolo ad Ostia con un Alfa Romeo. Nel 1943, a solo 3 anni dall'inaugurazione, 28 ottobre 1940, fu raso al suolo dai nazisti. Fu completamente ristrutturato solo nei primi anni degli anni 50. A causa di cedimenti strutturali fu chiuso nel 1972 e definitivamente riaperto 10 anni più tardi al termine dei lavori di consolidamento.